Riteniamo le proposte del governo assolutamente insufficienti. La vera emergenza sarà quella economica. 15.000 imprese rischiano di chiudere da un giorno all'altro. Stasera al Presidente del Consiglio diremo una proposta molto semplice: azzeramento dei contributi per tutti i dipendenti nei settori che sono a rischio nei prossimi 3 mesi. Cresce anche l'ipotesi da più parti di un rinvio del referendum di fine mese. Voi che siete stati sempre contrari al taglio dei parlamentari, come giudicate questa ipotesi? Ma mi sembra un'ipotesi di buon senso. Pensiamo che non c'è il problema solo della zona rossa. Piemonte, Veneto e Regione Lombardia, che rappresentano più di 20 milioni di abitanti, è impossibile in questi giorni fare qualsiasi iniziativa pubblica. Siamo in piena campagna referendaria, non mi sembra che si possa in questo momento dire che si sta facendo informazione nei confronti degli elettori. Quell'informazione corretta che dovrebbe essere fatta per un referendum così importante.